La Fondazione Luigi Gaeta Centro Studi Carlo Levi è presente dal 2019 a Buccino, antica Volcei, nel centro storico in Palazzo Forcella, con l'istituzione del Museo Carlo Levi e della questione meridionale. Attraverso il progetto Mezzogiorno, strategie ed azioni per un cambiamento ecosostenibile, finanziato dalla Regione Campania, la Fondazione ha inteso realizzare una serie di incontri pubblici e privati per promuovere le conoscenze e le opportunità di sviluppo sostenibile e innovativo per le aree interne del territorio del Mezzogiorno d'Italia, con la costituzione di una rete informatica informativa attraverso la realizzazione di app gamificate con le tecniche più aggiornate di digital storytelling. L'app Cora propone l'itinerario turistico Buccino tra archeologia e letteratura, funzionale sia per i sistemi iOS che Android, e permette di approfondire, conoscere ed esplorare i luoghi più importanti ed interessanti di questo itinerario, grazie a schede di approfondimento e contenuti multimediali, consentendo di guidare il visitatore in suggestivi itinerari tematici mediante la geolocalizzazione. E grazie alla realtà aumentata è anche possibile accedere a contenuti esclusivi. Le attività promosse dalla Fondazione sono fortemente dinamiche e sono attente alle esigenze del tempo. In particolare si guarda alla necessità del turista, che fa largo uso dei media e dei social per conoscere i luoghi di interesse da visitare. In questa direzione è stato sviluppato e proposto l'itinerario Buccino tra archeologia e letteratura all'interno dell'app turistica Cora. Il percorso si snoda passando dal Museo Carlo Levi e della questione meridionale, che partendo dal noto scrittore narra le percezioni del meridione d'Italia negli immaginari pubblici, artistici e politici. Grazie al progetto Mezzogiorno Strategie e Azioni per un cambiamento ecosostenibile, che è stato sostenuto dalla Regione Campania, è stato possibile attivare questa strategia di comunicazione e proposta culturale atta a valorizzare un territorio ricco, promuovendo le sue variegate peculiarità. All'interno del progetto sono stati realizzati dalla Prismo Consulting SRL una serie di output con l'obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio di Buccino e il Museo Carlo Levi e della questione meridionale, con un focus particolare su un target giovanile o di bambini. Nello specifico siamo andati a realizzare 3 minigame per bambini, che sono il Memory, il Puzzle e il Colorbook, che sono sia presenti all'interno del museo e quindi è possibile giocarli all'interno di una postazione dedicata, oppure sul sito della Fondazione Luigi Gaeta, quindi in formato digitale su smartphone, tablet e computer. Esistono anche le versioni analogiche di questi giochi per fare in modo di creare un collante tra la loro componente digitale e la loro componente analogica. Tutte le opere, presenti, una gran parte delle opere presenti nel museo sono state inserite come elementi all'interno di questi giochi, quindi nel Memory ci sarà un mazzo di carte composto dalle opere di Levi, così come si potranno colorare le opere di Levi nel Colorbook e si potranno comporre puzzle ispirati appunto al museo. L'altro output è stato il creare un itinerario gamificato all'interno di un'app mobile disponibile su iOS e Android che prende il nome di Cora. L'itinerario proposto, che si chiama Buccino tra archeologia e letteratura, consente di visitare Buccino in formato sia off-site che on-site, quindi attraverso l'app si possono acquisire informazioni comodamente da casa, alberghi, ristoranti, tour 360, informazioni sulla location, e poi è possibile giocare con tutta Buccino in modo gamificato, ludico, visitandola attraverso l'app. Quindi tendenzialmente sono presenti elementi in realtà aumentata, sono presenti enigmi, sono presenti domande, ed è possibile grazie alla geolocalizzazione prendere stelle nel momento in cui si visitano le varie location. Questo ovviamente per incentivare anche i giovani alla visita di questo bellissimo territorio e per cercare di attrarre un target molto ampio di persone. La Fondazione da anni opera su ampia scala per la promozione, la realizzazione e la diffusione di iniziative di valore sociale, culturale, ambientale, formative e artistiche, con sguardo particolare verso il meridione d'Italia e l'area mediterranea, programmando convegni in presenza, seminari in studio e tavole rotonde in remoto, consolidando relazioni e creando partnership con soggetti e istituzioni nazionali e internazionali che proseguono finalità analoghe a quelle della Fondazione.
Il progetto prevede la realizzazione di un sistema di rete tra enti pubblici e imprese per sostenere programmi di intervento per la difesa dell'ambiente e lo sviluppo di un sistema imprenditoriale basato sull'innovazione tecnologica per contrastare il fenomeno dello spopolamento e dell'immigrazione dei giovani.